Eccoci qua, benvenuti, salve a tutti, ciao Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati a questo appuntamento con cui spesso ci troviamo a commentare rapidamente per tenerci in esercizio i quiz. Ale, come sei messo a quiz? Anche te ti stai Bene, sì, esercitando? anch'io mi sto esercitando, in particolare non per i quiz, per i concorsi PA, ma per quelli di ingegneria, dato che ho intenzione di fare l'ingegnere Ancora informatico. manca un anno, però diciamo per ora si sta esercitando, quindi anche Ale si eserciterà con noi, non ha visto i quiz che manderò, quindi proverà a rispondere ad intuito. Vediamo allora quanto riuscite a fare voi. Intanto un saluto ad Alfonso che ci sta salutando in diretta. Ciao Buongiorno. Alfonso. E quante riuscite a fare voi di risposte corrette e quante riesce a fare Ale non avendo studiato diritto e non conoscendo. Quindi per vedere se siete sopra o sotto il suo livello. Io ipotizzo, visto che non conosce la materia, quindi risponderà un po' a intuito, un po' a caso, Ale ne indovinerà forse tre, due o tre, diciamo non di più su cinque. Quindi vediamo un po' come va. Voi intanto si stanno collegando i nostri amici, la Viola ci sta salutando, anzi questa è la Stella. Stella. Stella! Stella! Questa è la Viola. Facciamo scatenare, nel frattempo vi aspettiamo. Allora, vediamo un po'. Se intanto se ci date conferma che sentite bene tutto quanto. Ecco qui, Alfonso sì che ci ha già visto, quindi ci ha già confermato. Come funziona? Vi daremo un minutino circa per ogni quiz, poi commenteremo il perché della risposta giusta o della risposta errata. Stanno entrando. Sì, stanno arrivando. Ok, poi se ci abbiamo voglia in giornata o domani facciamo anche un quizzes. Ora vediamo un po' come ci gira, Ale. Allora, bene, bene, stanno arrivando. Pronto, Ale? Sei pronto? Allora, uno, due, tre. Andiamo con il primo quiz. L'articolo 93 del decreto legislativo 50-2016 dispone che l'offerta da presentare per partecipare ad appalti pubblici nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata provvisoria, pari a A 5% del prezzo base indicato nel bando nell'invito, B 20% del prezzo base indicato nel bando nell'invito, C 2% del prezzo base indicato nel bando nell'invito. 1A, 1B, 1C. Alessandro, attendi a rispondere, che sennò magari li indirizzi anche sbagliando. Te pensa quale potrebbe essere secondo te la risposta e poi ce la dai. Intanto vediamo, voi scrivete pure la risposta, benissimo. Martina ha già scritto. Franco, Ale, te cosa dici? Avresti Anche io avrei detto C. Sì. detto C, sicuro? Tra C e A comunque perché era presente prezzi di invito e del bando. Inizialmente mi sembrava al 5%, però poi Ok. Quale alla avresti fine. scartato però? La B sicuramente, Perché? perché 20 per 1 è 20% ed è un valore troppo alto rispetto agli altri due e poi non c'è nell'invito. Ah, quindi diciamo avresti usato la tecnica che ti dico spesso, quella della eliminare la risposta più diversa, ed è una buona strategia. Ricordatevi, sì, mi dicono si legge male, però purtroppo questa è la risoluzione, quindi seguite quando tanto la leggerò ad alta voce. Quando vi trovate a rispondere ad un quiz e non conoscete la risposta, allora una delle regole è mi concentro sulle due risposte simili. Vedete, la A e la C sono identiche dal punto di vista della struttura, c'è solo una differenza. Uno è il 5%, uno è il 2%. Nel più del 95% dei casi che mi sono capitati in migliaia di quiz che ho commentato, la risposta giusta è fra una di queste due. Quindi avete il 50% di probabilità di successo. In questo caso la risposta giusta è C. Sì, Ok. abbiamo indovinato tutti. Allora, qui dove sta? Non è che c'è da spiegare molte cose. Qui la differenza fra aver fatto un corso sugli appalti o aver studiato direttamente il testo normativo, che io sconsiglio di fare all'inizio, ma alla fine della preparazione va fatto, l'avreste saputa perché leggendo l'articolo direttamente vi rimaneva impresso questo 2%. Adesso vi faccio una domanda. Questo 2% è fisso o non fisso? E questa è la differenza fra studiare attraverso quiz commentati, come stiamo facendo noi, e invece studiare online batterie di quiz a raffica, che non va fatto.
Bisogna ragionare. Ecco, il ragionamento che vi chiedo è sempre il 2% la garanzia provvisoria? Rispondete nei commenti, così ne parliamo. Secondo te, Ale, è sempre il 2%? Qui vai proprio a No, intuito. no. Cosa potrebbe aver previsto il legislatore? Cioè, è impossibile, dipende da appalto a appalto, non può essere sempre il 2%, direi. In certi casi può essere 2,5, 1,5. Non è proprio quello, però ci sei abbastanza vicino. Ora vediamo i commenti di chi ci sta seguendo. Allora, Franco ci dice no, però spiegate, provate a spiegare velocemente perché e fino a quanto può arrivare, cioè se può crescere sopra il 2% o se può decrescere sotto il 2%. Quindi Vediamo un po'. praticamente sì, dite sì o no, come ha fatto per esempio Franco, e motivate la Motivate risposta. la risposta, come ama dire Alessandro. Allora, intanto Alfonso ci dà una delle risposte esatte. Chi ha la certificazione ISO 9001, che è una certificazione di qualità di processo, ha lo sconto del 50%. Quindi può fare una garanzia per l'1% del prezzo a base di gara. Ci sono altri casi, pensateci, pensateci, questo è un pochino più difficile, però ci si può arrivare. L'articolo 93 dispone che da presentare nei settori ordinari, ma va sempre presentata. Intanto Anna Maria ci dice può variare dall'1 al 4% ed è un'aggiunta rispetto a quello che dice Alfonso. È vero, 50% per chi ha la certificazione ISO, ma non è sempre il 2% perché la stazione appaltante può prevedere anche una indicazione superiore, anche se non lo fa mai quasi nessuno, nessuna stazione appaltante mette il 4%, però il legislatore consente un certo range, quindi si può arrivare al 4%, ma adesso mi serve l'ultima precisazione ed arriviamo a completare questo quadro. Vediamo un po' se qualcuno di voi la indovina. Non vedo commenti. C'è un po' di streaming, eh. Spieghiamo cos'è lo streaming, almeno facciamo un po' di ripasso di La informatica. differita, praticamente nel computer avviene che noi diciamo qualcosa e voi sentite quel qualcosa 20 secondi dopo. È circa il lasso di tempo che passa fra la nostra diretta e quando voi la recepite sul vostro dispositivo. Allora, c'è una deroga nel DL76, ottima Robby, intanto un salutone a Robby. C'è una deroga nel DL76, ma in generale, negli affidamenti diretti, la garanzia può essere omessa. Quindi la garanzia provvisoria va da 0 al 4%. Questa, diciamo, è la risposta completa. Poi, con tutte le precisazioni che ci siamo dati. Vedete la differenza fra una preparazione minimale, sapere la risposta giusta C. Una preparazione voluta, sapere dell'ISO 9001, sapere del range 1,4% e una iperevoluta, sapere delle deroghe del decreto legge semplificazioni e in generale degli affidamenti diretti. Bene, andiamo al quesito numero 2. Pronto Ale a rispondere? Adesso devi rispondere per primo te, eh? Sì. Rapidamente. Leggi pure te il quiz. Vai. Ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? L'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Corte dei Conti o il Ministero dei Lavori Pubblici? Secondo te? La Corte dei Conti. Secondo te sei per la Corte dei Conti? B. Ma la Corte dei Conti chi è? Una corte fatta di tutti i conti? Non No. ci sono baroni? Oppure Non credo. fatta di numeri? Forse fatta di numeri. Dicono Vediamo un po' i nostri amici che A, cosa dicono. A, Ah, A, A, A. A. ah, Ale, inizio ad avere la sensazione di aver sbagliato? Che non era sbagliatissima, eh. Diciamo che la più sbagliata qual era La secondo C. te? La C non si poteva leggere, il Ministero dei Lavori Pubblici no. Però fra la A e la B effettivamente, vedi Francesco ha votato come te, effettivamente la B poteva essere. Qui però attenzione, attenzione, vediamo un po'. Facciamo rispondere i nostri amici, vediamo se li abbiamo tratti in inganno, se qualcun altro invece... La risposta esatta è
L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ovviamente vigila anche la Corte dei Conti. La Corte dei Conti vigila tutte le volte in cui si spendono soldi pubblici, anche nei contratti. Però intanto ci sono due. C'è una cosa che non dico a te, ma a quelli che stanno seguendo, che ci porta alla risposta giusta. Guardate, alla domanda chi vigila sulle procedure di affidamento, la risposta giusta è anche la Corte dei Conti. Ma dove sta nella domanda la parola chiave che rende giusta solo la A? In materia dei Scrivetelo. contratti, Provaci, non c'è problema. pubblici, servizi e forniture. Robby c'è quasi, però non è proprio quello a Robby. Provate un Forse po'. contratti pubblici? No, provate, provate. C'è proprio una parola che fa rendere la risposta A la sola risposta corretta. Lavori? Affidamento? No, 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 regolarità no, vigilanza no, perché Contratti? no, ai sensi no. Ci siete, Gregorio e Marta, ci siete. È il decreto 50-2016, cioè il punto fondamentale è che la Corte dei Conti vigila sui contratti, ma non in base al decreto 50-2016, che non ne parla della Corte dei Conti. Quindi, se il quesito fosse stato chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture? Tutte e due le risposte sarebbero state giuste, la A e la B. È quel ai sensi del decreto 50 che rende giusta solo la A, perché nel codice degli appalti non si parla della Corte dei Conti, o meglio, non se ne parla per la vigilanza. Ok? Quindi attenti ad ogni parola e numero che è contenuto nella domanda. Niente è superfluo. Per cui vi dico sempre, quando leggete le domande, provate a togliere un pezzo e domandatevi, ma se non ci fosse stato il pezzo prima della virgola, quale sarebbe stata la risposta giusta? E vedete che nella maggior parte dei casi i quiz sono fatti in questo modo. Viene aggiunto un pezzettino, diciamo, un intervallo che è caratterizzato dalla virgola prima o dopo il periodo, che rende una delle risposte non corretta. Non è facile individuarle subito, però con l'esercizio commentato, diciamo, ragionevole, ci siamo. Ale, a quanto sei te di domande e Una a risposte uno. 1 a 1? Pronto per la terza? Via! Leggi pure. Secondo il CCNL funzioni locali, il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei 3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Per un periodo di 18 mesi, calcolando sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei 2 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso, per un periodo di 12 mesi, cumulando le assenze per malattia degli ultimi 3 anni. Quale scarti? Bravo, La C, per forza. bravo, perché vedete che la A e la B sono identiche. Come hai Quasi. sottolineato te, cosa c'è la, qual è l'unica differenza? 3-2 anni. 95% dei quiz sono fatti così. Risposta esatta, risposta dove si cambia una o due parole basta, per renderle identiche. La terza la butto via. A Io questo direi punto ti devi B. domandare, Avrebbe più sono senso A, ma secondo me è B. a... Secondo te è B, 12 mesi. Cioè, scusa, 2 anni. Sì, perché no? 2 anni o 3 anni? Vediamo che qui Contesa tra A e B abbiamo metà e comunque. metà. Metà sulla A, metà sulla B, perché qui è difficile. È difficile perché? Perché sia il numero 2 che il numero 3 ricorrono spesso. Noi sappiamo che, diciamo, il legislatore ama dei numeri particolari. Cioè, se vi mette un termine, non vi mette mai 7,5 o 17. Mette 10, 20, 30, 60, 90, spesso sono multipli di, 10 e oppure di, oppure 20, no, no, multipli di, qual è il numero? 15. 3, scomponiamo in fattori. 1, Ah, 3, 1 e 3. 3, 5 e 5. 5 e 2. Spesso sono multipli di 3, perché? Perché nella nostra tradizione culturale cristiana il 3 è il numero perfetto e allora viene spesso utilizzato. Il programma triennale dei lavori pubblici, il triennio del bilancio, i tre è ricorrente. A volte c'è anche il due, ma è meno ricorrente, meno ricorrente. Quindi voi trovate che, sono percentuali a caso, nel 70% dei casi, quando c'è un termine lungo, cioè un termine in anni, sono 3 anni.
A volte, pensate al biennale dei servizi e delle forniture, sono 2 anni, ma nella maggior parte dei casi sono 3 anni. Se è così, allora è là. Ok, vedo, infatti, vedi CP, programma triennale. Bene, e questo è il concetto. Ora c'è da capire se siamo nei 3 anni o nei 2 anni. Vediamo. Tre 3 anni. anni. Quindi era, diciamo, secondo la regola. Quindi i passaggi logici sarebbero stati: scarto la C, non me ne frega nulla, non è mai quella corretta. Su 3 e 2, se non la so, do preferenza al 3. E vedrete che non sempre, ma in molti casi la si indovina. Che cos'è il CCNL secondo te, Ale? Intanto che cos'è dal punto di vista linguistico? Il CCNL Sì, è un acronimo. un acronimo. Quindi vuol dire che sono le iniziali di tante parole distinte. Proviamo, vediamo un po' se lo intuisci. Corte dei Conti di Nazionale Legislatura. Contratto Zero. Contratto, quando lo fanno più persone, come si dice? collettivo Bravo, collettivo, quando non è regionale è? nazionale. Perfetto, contratto collettivo, Nazionale, nazionale? legislativo. No, se c'è un dipendente cosa sarà la L? Quando Lavoro, sei... del Oh, lavoro. bravo, contratto collettivo nazionale di lavoro. Questo è l'acronimo del CCNL. Sappiamo che i contratti collettivi nazionali di lavoro sono divisi in comparti, cioè diciamo argomenti simili. Uno di questi è le funzioni locali. Aspettate che forse abbiamo un po' di streaming basso, ora togliamo un po' il nostro wifi. Non abbiamo ancora la fibra qui in campagna dai nonni, vero No. Ale? Allora, quesito numero 4, guardiamo se Ale recupera. Pronti? Leggi pure. Quale tra le seguenti alternative costituisce motivo di revoca del provvedimento amministrativo? Nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, contraddittorietà della motivazione, vizi di legittimità. Pensaci e prova a rispondere. Cosa mi dici? Secondo B. te la B di Bologna, contraddittorietà della motivazione. Ascoltare i vostri commenti durante l'individuazione della risposta giusta può essere fuorviante, una difficoltà allenante, anche uno dei motivi per cui non si dovrebbe copiare concorsi. Io Per cui diciamo che aiuta, aiuta. direi B. Ale direbbe B, E loro dicono A. Ale inizia ad avere il sospetto di averla sbagliata, ma non importa, non ha studiato queste materie, però ci consente di dire una cosa, che io ti dico sempre e diciamo sempre. I concorsi non sono questione di fortuna. Ale sta tirando a caso, sta andando a intuito e ovviamente ne sbaglierà la maggior parte, che è naturale, perché se su 3 tira a caso, statisticamente quanta ne indovino? Una. Una su 3 ne indovino. Quindi, quando si va ai concorsi pensando che è solo fortuna, si dicono delle sciocchezze. Ai concorsi è preparazione al 90% e anche alcune tecniche, quei trucchetti che abbiamo detto, che laddove la preparazione non arriva, ci arriva l'intuito organizzato. Ma l'intuito organizzato da solo non mi può arrivare. Ale prima ha fatto un ottimo ragionamento nel toglierne una, lavorare su due, però al 50% non ce l'ha azzeccata. Può succedere. Quindi attenzione a non sottovalutare la preparazione. Vediamo un po' se hanno ragione, hanno scritto tutti A. E infatti la revoca è nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. È una delle cause di... Al di là delle risposte giuste o sbagliate, è davvero bello vedere un mamma e un figlio insieme a condividere momenti insieme. Grazie, Lux. Facciamo anche giochi, oltre a queste cose qui. Anzi, dopo andiamo un pochino fuori a sfidarci a ping pong. Allora, nuova valutazione di interesse pubblico, mentre la contraddittorietà della motivazione e i vizi di legittimità a cosa possono dar luogo? Scrivete nei commenti. Cosa possono dar luogo? Non alla revoca. La revoca non si può fare per contraddittorietà della motivazione o per vizi di legittimità. I vizi di legittimità non sapevo cosa fossero, quindi l'ho scartati perché non mi sembrava comunque una cosa Sì. corretta. Sì, legittimità con revoca non c'entravano. Fra A e la B ci poteva stare. Scrivete, se ci sono vizi di legittimità o contraddittorietà della motivazione, cosa si può fare sul provvedimento invece che la revoca? Gregorio dice, allora, Gregorio ha scritto bene, ma deve aggiungere qualcosa, annullamento, spiegami quale. Annullabilità no, non è il concetto giusto. Nullità, annullabilità no, non è il concetto giusto. Sanatoria...
Diciamo no, non è il concetto giusto. Annullamento di Pamela, no, nullità, annullamento d'ufficio, annullamento d'ufficio, ok? Che è il provvedimento equivalente alla revoca. Attenzione, da distinguere dall'annullamento giurisdizionale. Quindi annullamento d'ufficio, Rosanna. Ok, ottimo intervento. Bene, Ale, pronto all'ultimo? Ora ti devi riscattare, questo lo devi indovinare. Pronti? Via! Ai sensi dell'articolo 1,16 della legge 190 del 2012, è corretto affermare che tra le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione rientra anche quella relativa ai provvedimenti di concessione di contributi pubblici a persone e a enti pubblici e privati? Sì, no, sì, ma solo nel caso in cui i beneficiari siano parenti entro il quarto grado del responsabile del procedimento. Secondo te? Boh, vediamo. Se usassi le tecniche che spiego io, quale scarteresti? No. Quindi scarteresti la B, perché La B. ci sono due sì e un no. Quindi la B la togliamo. È un sì assoluto o è un sì limitato? Buttati. Io penso sì, perché non ha senso la parentela, perché onestamente mi sembra strano che si diano benefici ai parenti. Buttati. Quindi no, cioè sì, La A, A. tu sei per la A, vediamo i nostri amici per cosa sono, però intanto vedete, si trovano le due su cui buttarsi, facendo un piccolo ragionamento. Alessandra ha detto, ma mi sembra strano che, insomma, parente entro il quarto grado, quindi tu cosa non potresti chiedere? Cioè? Tu non puoi partecipare ai contributi dove babbo Ah è no. dirigente e per fare domanda di contributi, anche perché non te li darei. E E non sono neanche nel neanche. privato, quindi non mi chiedere soldi, niente paghetta, ok? Non Né contributi ne pubblici né avrò contributi privati. bisogno, anche perché svolgerò una mansione Sì, diversa vabbè, da. vabbè, vabbè. Allora, Rosanna commenta, giusto, si rientra fra i quattro settori più esposti al rischio. Allora, qui la risposta è abbastanza Palese. semplice e grande, Ale, per cui fra le attività a più alto rischio c'è quella dei provvedimenti di concessione, ok? Fra appalti, pubblico impiego, provvedimenti di concessione sono i tre settori, diciamo, a maggior rischio corruttivo. E in questo caso è corretto affermare che appunto c'è questo rischio, a prescindere dal parentela entro o non entro il quarto grado. Il rischio corruttivo c'è sempre, anche se non siamo nel report. Qui la risposta C era sbagliata anche per un'altra regola che io dico sempre, Ale. Qual è questa regola? Ma solo. Quando una risposta ha la parola esclusivamente, solo, soltanto, se avete un dubbio, scartatelo. Ok? Vedete? Ma solo nel caso di parenti entro il quarto grado. Allora, nel caso di amici, nel caso di colleghi, allora ovviamente la C era sbagliata. Bene, Ale, noi ringraziamo tutti i nostri amici e li invitiamo a scaricare, se vogliono, le slide a questo link. A seguirci, Ale, vuoi dire anche dove ti trovano, se Mi vogliono trovano seguire ovviamente su YouTube, canale Alessandro Chiarelli, e ora verrà mandato praticamente il link al mio canale dove si potranno vedere vari video, quindi vi consiglio di iscrivervi, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi ogni mio contenuto e poi mi potete trovare anche su Facebook e su Instagram rispettivamente con il nome Alessandro Chiarelli e Alessandro-Chiare-. me, come al solito, mi trovate. Ora vediamo se l'ho messo. Eccolo qua. Sia sul canale YouTube dove state seguendo, sia sulla pagina Facebook dove vi invito a mettere mi piace per seguire le dirette e i commenti che facciamo anche lì. Con Ale sicuramente ci troviamo perché oggi riceviamo una gradita visita, non diciamo, non sveliamo niente, ma faremo una diretta insieme ad una nostra cara amica e cari amici che vengono a trovarci, quindi rimanete collegati che oggi o domani o tutte e due faremo questa diretta. Un saluto a tutti, Ciao, grazie, arrivederci. ciao ciao!